Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto per l'ottava edizione del Cleto Festival in compagnia di Franco Roppavalente che fa parte dell'organizzazione, al quale chiediamo questa nuova versione del Cleto Festival che è leggermente ridotta perché e soprattutto se ci sono delle novità a livello proprio di strutture, di organizzazione. Parlaci un po', Franco, di questo Cleto Festival, ottava edizione. Allora, l'edizione, buonasera a tutti, l'edizione 2018, come tutti potrete ben vedere, ha cambiato di location, però questa cosa, voglio dire, a noi non, dal punto di vista artistico del cartellone degli eventi, non ha toccato nulla, perché questo cambio di location è stato dettato, come dire, da un fatto legato prevalentemente alla prevenzione, in quanto alcuni immobili di proprietà privata risulterebbero un po' compromessi nella staticità, quindi questa cosa ci ha fatto riflettere e ci ha fatto cambiare le location, in quanto dove i luoghi caratteristici del festival, che erano nella parte superiore, proprio in quei luoghi ci sono alcuni immobili che, ahimè, purtroppo risultano, come dire, un po', diciamo, pericolanti, però per esempio ci sono molti eventi, io per esempio penso alla festa di Soveria, ma anche altri, diciamo, contesti dove addirittura le varie feste non sono state fatte, voi invece avete scelto di farla anche perché è diventato ormai una tappa fissa non soltanto per i calabresi ma persone che vengono anche da fuori, che sanno, insomma, del Cleto Festival e magari aspettano proprio il 19, 20 e 21 di ogni agosto per venirci. L'iniziativa in sé è, al di là di questo problema che non è piccolo ma è grande, è riuscita nel corso degli anni a crescere sempre in più, portando a Cleto tantissime persone, tanti giovani ma anche persone di ogni età, bambini, perché durante i giorni del festival si forma una nuova comunità fatta di artisti, di giocolieri, di ospiti, di politici, di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, quindi si crea una nuova comunità. Ahimè, come dicevamo prima, purtroppo i luoghi possono essere caratterizzanti sia in positivo che in negativo, in questo caso purtroppo, voglio dire, quest'anno è andata così. Io come cittadino di Cleto e come organizzatore dell'evento mi auguro che questa iniziativa continui a crescere e allo stesso tempo mi auguro che il paese continui a preservare al meglio le sue bellezze, anche legate all'incolumità dei luoghi, perché, voglio dire, a differenza di quello che può succedere se si distrugge per costruire una casa nuova a Milano, un palazzo parliamo, e a Cleto se viene meno magari questa casa, era la casa del sarto, del falegname, e ha una storia legata, mentre magari nelle grandi città gli alloggi, voglio dire, sono alloggi dormitorio dove il più delle volte neanche le persone di rimpetto una all'altra si sono mai frequentate, o oltre al classico buongiorno in ascensore finisce lì. Noi crediamo che questa comunità possa dare ancora tanto e noi ci mettiamo, come dire, a disposizione di questo come associazione in primis e come cittadini di Cleto, perché la comunità di Cleto può vantare questo centro storico che è bellissimo, però, voglio dire, nulla è eterno. Abbiamo sotto gli occhi sciagure come è successo a Genova, voglio dire, noi speriamo che queste cose noi le scongiuriamo sia a Cleto che in tutte le parti del mondo. Però, voglio dire, l'intervento di manutenzione e di ripristino dei luoghi va fatto. Certo, non è facile mettere mano a un edificio perché molto spesso richiede delle risorse economiche importanti che non tutti, ahimè, dispongono. Però questo non è una giustificazione plausibile, quindi qua c'è bisogno sia di pubblico che tuteli, ma sia di privato, ma di privato, voglio dire, di eccellenza, che si decida, voglio dire, in qualche modo a spendere delle risorse importanti per preservare questi luoghi, in quanto, ripeto, molti luoghi fanno riferimento a persone, altri magari sono legati a delle cordate imprenditoriali che attualmente, voglio dire, hanno fatto a tutt'oggi ben poco per preservare questi luoghi. Noi siamo fiduciosi che questa situazione abbia fine, non dico oggi, ma già domani. E noi non possiamo fare altro che sperare che questo avvenga e augurare a tutti quanti un buon Cleto Festival.